tutti ragazzi e bentornati al secondo episodio di Minecraft Ita, stagione unica, come l'abbiamo nominato. Iniziamo, allora vi faccio vedere in questo breve episodio, sarà un episodio dove vi faccio solamente vedere quello che ho fatto. Innanzitutto mi sono stanziato qua, da un'altra parte, perché non mi piaceva quel posto. Ho trovato una montagna molto carina, con varie montagnette più piccole. Là ho già creato il portale del Nether, sono entrato, ho preso già un po' dei primi materiali. Vabbè, qua il letto, qua come vedete ho trovato un po' di diamanti scavando giù in miniera, perché ho fatto anche una miniera. L'unico problema che rimane sempre è il cibo, cioè non abbiamo mai abbastanza cibo, siamo sempre alla buccia, perché è una roba assurda, non so neanche io come sia possibile. C'è una zanzara che mi ronza intorno, che è una cosa incredibile. Qua abbiamo fatto il tavolo degli incantesimi, dove andremo a fare qua la stanza incantesimi, incudine tutto, mentre qui andremo a mettere tutte ceste con tutte le pozioni di resistenza al fuoco, resistenza ai danni da caduta e tutte quelle robe là. Nel frattempo ho anche fatto il magazzino di base, dove dentro qua adesso è ancora vuoto, ci metto un po' di tipo un po' i blocchi, i drop. Poi ci metterò qua tutti gli arnesi, gli utensili, tutte le robe, il cibo che andremo a mettere qua, così, ok, qua ci mettiamo i drop e così via, quelli di base. Poi andrò a scavare più in sotto per fare il magazzino con lo smistamento automatico. Guardate che figata sta venendo fuori, cioè, allora, questa è la zona dei minerali. Non so se l'avete capito, ma comunque qui abbiamo il carbone e qua metterò la carbonella. Metterò associato sempre i blocchi di carbone, perché sinceramente non so se c'è il blocco di carbonella, non me lo ricordo. Poi qui abbiamo il ferro e l'oro, i lapislazzuli e la redstone. Qua abbiamo gli smeraldi e l'unico diamante che è rimasto ormai dopo aver craftato tutta quella roba lì. Di qua invece abbiamo la zona dei minerali, è Nether e End, che dobbiamo ancora fare perché dobbiamo ancora andare nell'End e ci andremo a tempo debito, dove abbiamo un po' di quarzo e un po' di polvere di illuminite presi nel Nether. Questa invece sarà la zona, piccola stanzetta, dove andrò a mettere un po' di blocchi per romperli col piccone con fortuna 3, che andremo a farci più avanti appena troveremo il libro con fortuna. Altre cose? Che mi viene in mente? No, non abbiamo altre robe. Ho saccheggiato un po' un villaggio, ma niente di che. Poi abbiamo, di qua ho costruito la miniera, questo è l'accesso alla miniera, che è poverissima sinceramente, cioè non è così ricca. Di là ho scavato chilometri e anche di là per trovare solo 4-5 miseri diamanti, cioè una roba assurda. Qua abbiamo un po' di pietra che mi è avanzata, tutto il resto da bravo cretino sono morto nell'unica pozza di lava, quindi sono andato a perdere tutto quanto. E quindi questa è l'unica pietra rimasta che si è salvata dal macello dopo aver scavato tunnel e tunnel. No, in realtà no, qua, perché devo ancora scavare. Comunque con calma iniziamo a scavarci tutto. Guarda, c'era pure del ferro qua, interessante, e ho pure 16 livelli. Comunque funziona così. Prossimamente, nel prossimo episodio, adesso non c'è nient'altro perché adesso sono comunque, non so se avete capito, comunque un po' di fretta, però ci sono un sacco di robe da fare. E faremo anche, c'era uno zombie da qualche parte, non ci preoccupiamo. Andremo a fare sicuramente delle farm di cibo, perché ci servono, quindi andremo a fare le fattorie. Ho già delle uova messe da parte, sperando che ci spawnino dei pulcini, dove andremo a fare la farm di uova e di polli. Pensavo di fare anche la farm di lana prima, che così vado a mettere tutto quanto all'interno di una pixel art di un pollo gigante che caga uova. Sì, pensavo di fare un pollo gigante con un dispenser attaccato al culo che ti spara fuori le uova. Queste sono le nostre 5 uova che ci sono, che abbiamo preso. Abbiamo una farm di neve senza volerlo comunque.
andremo a fare anche la farm di neve effettiva col pupazzo di neve. Abbiamo già pensato a questo, quindi abbiamo già le zucche, abbiamo le angurie e andremo a fare gli iron golem, l'iron farm, abbiamo un po' di erba alta, un po' di erba normale trovata a zonzo tra i villaggi. E con questo è tutto, perché ci sarà ancora un sacco di roba da fare. Il Nether non ve lo faccio vedere perché sono solo entrato, ho preso un po' di minerali e sono uscito. Volevo dirvi, non, purtroppo non posso farvi vedere perché non mi ricordo bene la locazione, però ho trovato, vi metterò uno screenshot, vi metterò che ho trovato la rarissima e leggendaria pecora rosa. C'è cioè una cosa incredibile. C'ha lo il meno 0,000 infinitesimale 1% di spawn rispetto a una pecora marrone. Ed è rara la pecora marrone, figurarsi la pecora rosa, era da quelle parti di là. C'è un villaggio con una pecora rosa. Se è ancora viva, andremo a trovarla. Vi metterò comunque una foto, lo screenshot che ho fatto con la pecora. Qui abbiamo il telaio con cui faremo i banner e andremo a farci tutti gli scudi con i banner, robe strafighe. E intanto aspettiamo che esca la 1.15 e la 1.16. Sì, perché dalla wiki sembrerebbe che esca prima la 1.15 con le api, tutti gli aggiornamenti, fix di bug vari, e poi verranno anche. Sarà un aggiornamento preparativo alla 1.16 che verrà presentato probabilmente a Minecoin, che non mi ricordo quando era, ma verrà presentato probabilmente a Minecoin come versione ufficiale, la 1.16. Che poi hanno fatto praticamente quello che hanno fatto con la 1.13. Hanno fatto uscire la 1.13 dove non c'era questo granché di aggiornamenti, e poi bam, l'aggiornamento 1.14 con l'update dell'acqua. Quindi si spera che sia una roba simile. Quindi è 1.15 aggiornamenti fix bug vari, e 1.16 si presume il famoso update delle grotte. Speriamo che siano così. Nel frattempo sta pure venendo sera. Io vi ricordo di commentare e iscrivervi, vi lascio con questo bellissimo tramonto. Quindi vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare degli like e condividere tutto. Un saluto e ciao!